Buonasera a tutti. Stasera faremo un video conclusivo di quest'anno, sempre sull'argomento protestante cattolico. E sarà un video appunto di conclusione di questa serie che abbiamo fatto da un po' di mesi a questa parte, prima di salutarci per le festività che verranno. Volevo appunto condividere proprio qualcosa che riguarda il tema del Natale. E l'ho condiviso, se avete seguito la diretta di domenica scorsa, ma volevo approfondirlo un po' più qui in questa sede, in questa occasione, riguardo alla nascita di Gesù. E, prendendo anche dei passi biblici che riguardano proprio quel momento storico, quel momento di cambiamento. Se pensate, mai per nessun altro uomo la storia è cambiata, e invece per Gesù è l'unica persona per cui veramente la storia è cambiata. Se pensiamo a quando ci si riferisce ai tempi storici e come viene suddiviso, come viene suddivisa la linea del tempo prima di Cristo e dopo Cristo, cioè questo è stato un evento che ha veramente segnato il destino dell'umanità, ha rivoluzionato la storia. E sono anche gli storici stessi che lo hanno affermato, dando questa suddivisione convenzionale proprio in puntualizzando la nascita di Gesù Cristo, che convenzionalmente viene identificata nell'anno zero, anche se storicamente dovrebbe essere attorno al 4 dopo Cristo. Però, ecco, convenzionalmente nell'anno zero c'è stata la nascita di Gesù, che ha rivoluzionato il passaggio della storia dell'umanità da un tempo antico a un tempo moderno. Lui è stato un uomo rivoluzionario, lui è venuto a predicare qualcosa di nuovo, e nonostante da 2000 anni, nonostante non lo abbiamo più tra noi fisicamente da 2000 anni, però sappiamo che lui è vivente, come dicono le scritture, che è reale, che è risuscitato e che siede alla destra di Dio. Quindi è soprannaturale come a distanza di più di 2000 anni ancora il Vangelo da lui predicato continua a essere predicato, quando invece pensavano che sarebbe stato un uomo come tanti altri che sarebbero passati così, sarebbero stati dimenticati dopo poco tempo. Ma questa sera voglio parlare della sua nascita, perché alla fine il Natale, la parola Natale, significa proprio nascita. Quindi in questo periodo quanto più possiamo riflettere sulla sua nascita, approfondendolo anche dalle scritture. Il Natale, come viene inteso oggi, sicuramente è un bel periodo in occasione della fine di un anno, ci si fanno i regali, ci si organizza per come passare queste festività, quindi è un periodo abbastanza frenetico, molto intenso dal punto di vista degli impegni, ma è importante ricordare il senso più profondo del Natale. Anche se Gesù non è nato sicuramente il 25 dicembre,
perché il 25 dicembre era una festività pagana dedicata al dio Sole. Quando c'è stato l'editto di Costantino, questa è stata una delle feste pagane romane che poi sono state cristianizzate. Quindi, nel momento in cui l'impero romano si ritrovò a essere cristianizzato, ecco che la festività pagana dedicata al Dio Sole è stata attribuita alla nascita di Gesù Cristo. Quindi, perché molto probabilmente Gesù è nato nel periodo primaverile, non invernale, anche perché si parla di pastori che pascolavano le greggi, e il periodo in cui i pastori vanno a pascolare le greggi è la primavera, non a dicembre con un freddo intenso invernale. Quindi anche le scritture ci danno un qualche indizio sul periodo. Ma andiamo a vedere subito nelle scritture, in Isaia capitolo 9, dal verso 5, una profezia che fu fatta circa 800 anni prima della nascita di Gesù, sulla nascita di questo figlio, di questo bambino, che sarebbe stato il Dio, il Padre. Capitolo 9, Isaia capitolo 9, verso 5, è scritto così: poiché un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia, d'ora in avanti per sempre. Quindi questa è una profezia sulla nascita di Gesù Cristo. Quindi questo bambino che sarebbe nato sarebbe stato chiamato consigliere ammirabile, principe della pace, Dio potente, Padre eterno. Quindi non ci sono dubbi che qui la profezia venga riferita proprio alla nascita di Gesù Cristo. E in Luca, nel Vangelo di Luca, andiamo a leggere anche quel bellissimo momento in cui i pastori di Betlemme ricevettero l'annuncio che lì nei pressi di Betlemme era nato questo principe, questo figlio di cui parlava Isaia. In Luca capitolo 2, verso 9, ed ecco un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro. Ed essi furono presi da grande paura. Ma l'angelo disse loro: non temete, perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà. Poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore, e questo vi servirà di segno. Voi troverete un bambino fasciato, coricato in una mangiatoia. E a un tratto si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio dicendo: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra, benevolenza verso gli uomini. E avvenne che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro: andiamo fino a Betlemme per vedere ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. Quindi immaginate questa visione gloriosa che questi pastori hanno avuto di questo angelo che gli annunziava che lì vicino era nato il Salvatore, e questa schiera di angeli che lodavano Dio. Quindi è stato un qualcosa di glorioso, un qualcosa che ha rivoluzionato l'intera umanità. L'umanità che da quando l'uomo era caduto, era perduta, si trovava a dover. Ecco, la maggior parte dei popoli era pagano, idolatra, soltanto il popolo di Israele aveva le leggi dettate da Dio a Mosè, ma era necessaria la grazia che è venuta attraverso Cristo.
Attraverso di lui noi abbiamo avuto, come dice la scrittura, la vita eterna, la pace, la redenzione. Quindi questo è quello che sono venuti ad annunciare questi angeli e questo è quello che è venuto a fare Gesù Cristo. Quindi in questo periodo, che sicuramente è piacevole dal punto di vista degli incontri familiari, delle riunioni familiari, è importante però riservare un po' del nostro tempo per riflettere su questo, su quello che Gesù è venuto a fare sulla terra, venire a redimere l'umanità, come hanno annunciato gli angeli. Questo è il Cristo, il Salvatore, che è venuto sulla terra, che si è fatto uomo per riscattare l'umanità. Quindi quello che voglio fare con voi questa sera è quello di invitarvi a meditare su questo anche in questo periodo, invitare Gesù Cristo nelle vostre vite, invitare Gesù Cristo nelle vostre famiglie, coinvolgerlo nella vostra vita, perché lui è venuto a cercare ciò che era perduto. L'umanità era perduta, ma lui si è fatto uomo, ha lasciato la sua gloria con tutti gli angeli e la gloria che c'è in cielo per venire a cercare l'uomo. Si è fatto un umile uomo per sacrificarsi poi da adulto in sacrificio vivente per riscattare l'umanità. Quindi questa è l'opera gloriosa che Gesù Cristo ha fatto. Quindi se non l'hai fatto, non hai mai conosciuto l'amore di Dio, ti invito a leggere, cominciare a leggere i Vangeli, troverai tutto il suo amore, tutto quello che lui ha fatto per te, tutte le sue promesse. Quindi che questo periodo possa essere un periodo di pace, di serenità, di amore e soprattutto che possa essere anche un periodo di scoprire o riscoprire il nostro cristianesimo. Quindi non focalizziamoci sulla religione, ma focalizziamoci sulla parola di Dio. Non è il cattolico, non è il protestante, non è quello o quell'altro, ma quello che dobbiamo scoprire è nelle scritture. Quindi ti invito anche in questo periodo, se hai più tempo, a cominciare a leggere le scritture e cominciare ad assaporare la parola di Dio. Io vi auguro un buon tempo, ci rivedremo l'anno prossimo a gennaio e per riprendere di nuovo questo appuntamento settimanale di Protestante e Cattolico, avremo tanti altri argomenti di cui parlare. E come sempre, noi comunque continuiamo ad avere i nostri incontri il venerdì e la domenica a Senigallia. Quindi, se volete venirci a trovare, contattateci pure e saremo lieti di ricevervi. Dio vi benedica e ci vediamo il prossimo anno. Ciao!